Buongiorno, oggi è venerdì, che bello, ultimo giorno di lavoro. E sto guardando fuori, non so, il tempo sembra brutto, nuvoloso, speriamo che non piova. Comunque, sono le 7, oggi ho iniziato a chiamare Francesco e ora... inizio a fare giusto due cose, faccio i letti, pulisco la sabbia ai gatti e continuo a chiamare Francesco e poi mi vesto, insomma, vedrò anche di farmi un caffè, fare colazione e niente, ci vediamo tra un po'. C'è lei a casa oggi, ho visto la macchina. Ieri non c'era nessuno, sono arrivata. Dopo 2 ore è tornata. E ora è già qui. Finito, mi ha scritto Francesco se lo vado a prendere perché ho mal di pancia, quindi vado a prenderlo. Eccomi a casa. Mamma mia, quanto ho camminato. Sono a 13.000 passi quasi. Sono arrivata 20 minuti più tardi del solito perché ho dovuto, cioè, per passare dalla scuola devo allungare il tragitto. E niente, ora mi metto subito a pulire e c'è Ceto che mi chiama con la zampetta. Allora, abbiamo mangiato, ci siamo divisi io e Marco il pezzo di lasagna che era avanzato da ieri e infatti sto morendo di fame perché è venuto un pezzettino piccolino e adesso mi sono fatto un cappuccino di consolazione e Marco invece è andato a dormire. Ora quando si alza dobbiamo andare alla Coop, infatti mi farò anche una lista di quello che manca e vuole anche che riprendo le cose per rifare le lasagne. E poi mi faccio portare dai cinesi perché voglio comprare le scatole, due scatoline carine e uguali da mettere in cucina per mettere le capsule del caffè. E basta, quindi ora bevo il cappuccino, mi vado a fare la doccia e magari mi trucco un pochino, che è tantissimo tempo che non mi trucco, ma giusto un po' di eyeliner. Ho messo una lavatrice e l'ho stesa dentro perché tempo è diventato di nuovo, cioè tutte le volte che io ricomincio a stendere fuori il tempo peggiora, quindi ho capito che non posso stendere fuori. Allora, sono appena uscita dal bagno, meno male che volevo fare una cosina super leggera e mi sono lasciata un attimo prendere la mano e non sono neanche convinta che mi stia molto bene questo colore, ma ormai è andata. In bagno in realtà mi sembrava che stesse meglio rispetto alla luce che c'è qui adesso e sembrava anche che avessi gli occhi quasi verdi, quasi, per via del colore che ho messo sotto. E vabbè, comunque mi devo ancora cambiare, ora vado a svegliare Marco e poi si andrà. E guardo fuori che il tempo è sempre brutto, però per fortuna non piove. Però diciamo che comunque non promette come bene. Allora, siccome stasera ho un attimo di labirintite, no? Mi puoi dire dove siamo? Dove siamo? Siamo in un posto carino, nuovo, mai visto. Ma
Buonasera. Allora, dai cinesi ho preso questi qui due per le capsule del caffè. Erano i più carini che c'erano. Speravo di trovare qualcosa di meglio, però vabbè, mi accontento di questi. Per ora. Ho preso il turbante cuffie asciugacapelli. Faccio il modello. Non ti entra? Ma secondo me non entra neanche a Fra, eh. Questo entra a te. Sì, che gli entra. Sei sicura? Sì. Cioè, vuol dire che io sono un testacchione? C'è la testona. Vabbè, se non gli entra lui lo uso io. Poi ho preso un block notice piccolino. Ma lo devi cancellare questo, no? Come no? E poi abbiamo preso questa pentolona enorme. Enorme? Enorme. E sì che ha lavorato un albergo con me, pentolone enorme. Per 120 persone, mica per 3. Comunque, siccome l'altra volta era scomodo a fare quello lì col cavolo, abbiamo preso questa qui. Col cavolo. Poi alla COP abbiamo preso questi cereali muesli croccante con fiocchi d'avena integrale, cioccolato fondente e nocciole. Poi i Choco Crave, zucchero integrale di canna, caffè cortado, cappuccino, pizza ai quattro formaggi, stavolta ho preso una diversa, poi pizza al salame e pizza margherita. Poi ho preso la melatonina, che tra l'altro era in super offerta a 3,99€. Vabbè, domenica la riprendo. Dici? Poi burger della Valsoia, 2. E domani di fare lasagne. Latte Zimil, 6 piccolini da 250 ml. Mello. E poi uno un po' più grande da 500 ml. Formaggio grattugiato, mozzarella di bufala vallelata, lasagne fresche sfogliavelo, dolcificante, cioccolata con granella di nocciole, yogurt alla stracciatella, margarina vallè. Poi abbiamo preso le chiacchiere, dette anche queste lattughelle, si chiamano. Mai sentito lattughelle? Fatte con l'insalata. Cornetti di lievito madre, popcorn, 2 kg di Nutella, Coca-Cola zero, l'acciughe, filetti di alici, poi c'è la Fanta e l'estate zero. Basta, sì. Ah, c'è qualcosa qui sotto. La maionese caffè. La maionese. Maionese caffè ti dà gusto e volontà. Guardate che carini. Mi piacciono un sacco. Ok, ho acceso il forno per cuocere le pizze intanto. Mi metto il pigiama e mi strucco. E voilà. Le olive le ho aggiunte io. Ok ragazzi, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo nel prossimo video.